No, non faccio in tempo. Meno male ragazzi, mamma mia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gianni 8. Scusate il ritardo di Grime, ma adesso ce lo continuiamo. Allora, eravamo rimasti ad uccidere il granchio mandibolare, lo abbiamo ucciso e adesso ci dirigiamo verso la tana del fagocitatore per provare ad uccidere lui. Allora, non sono riuscito a trovare al momento il cristallo per sbloccare la mappa, come vedete, però dovrei aver trovato la strada, che è anche breve e vicina tra l'altro il posto, verso il fagocitatore, e quindi ci dirigiamo subito là. Dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida. Basta solo che mi ricordi dov'era, ragazzi. E si va a vedere almeno di distruggere il fagocitatore. Se non sbaglio dovrebbe essere proprio qui sotto. No, qua era dove c'era il granchio. Ah, ok, sì, va bene di qua. Siccome era un luogo simile, ragazzi, abbiate pazienza, mi sono un attimo confuso. Ci siamo quasi, comunque, ci siamo quasi, si va su. Dovrebbe essere qui a destra, guardate, proprio lì che ci aspetta. Sto cercando di andarci di fila, bello, aia. Bello carico di vita, almeno... senza evitare di magari perderla qua uccidendo questa gente. Oh mamma, qua è un inferno. Un 5. Aia, sapevo, facciamoci ricaricare il vigore, voglio provare ad uccidere questo bestione. Ascolta, curiamoci, tanto lassù c'è il respiro. È noioso questo però, sono noiosi ragazzi, Eccoci. Li possiamo anche rilanciare quasi quasi, perché no? Forse è la scelta migliore, forse. Ok, andiamo a prenderci respiro. Ci ricuriamo e vediamo un po' quello che succede. Non siamo messi benissimo adesso per andare dal boss. Qualcuno mi aveva fatto notare che queste spie, insomma queste scie luminose, ci portano verso il nostro obiettivo, e infatti sono quelle che ci portano verso il boss, ragazzi. Soltanto che qua inizia a essere rischioso affrontare tutti questi. Allora, vediamo di prenderci un po' di respiro. In modo da poterci curare almeno qualcosa, non dico tanto. Ah, qua non possiamo più tornare su ormai. Eh sì ragazzi, ci siamo. Allora apro questa via che mi dovrebbe semplificare le cose, in teoria mi dovrebbe semplificare le cose per tornare qua dalla pietra, esattamente. Allora facciamo così, ci carichiamo. Ci carichiamo per bene e siamo là, ragazzi, siamo là. Vediamo se possiamo crescere, possiamo fare un livello, me lo do sul vigore stavolta, così possiamo schivare di più, anche perché il fagocitatore non so che cosa aspettarmi da lui, ragazzi, non so veramente che cosa aspettarmi. Ho ridotto anche un po' la webcam, come mi aveva chiesto Mauro, effettivamente ha ragione, chiedo scusa per i precedenti video. Spero che non vi dia noia così, vediamo se nel caso lo sposto ancora
Così a occhio, vediamo un attimo. Mi pare che se la metto quassù, forse quassù vi potrebbe essere ancora meglio. Vediamo un po'. Vediamo un po' se vi blocca meno la visuale. E direi allora di andare diretti, ragazzi, dal fagocitatore. Ci si dovrebbe essere. Eccolo qua. Mamma mia, è un avvoltoio questo qua. Sarebbe lui il fagocitatore? No, è un avvoltoio questo, ragazzi. Non è il fagocitatore, allora. Però potrebbe essere anche lui, cioè. Allora, dobbiamo cercare di capire solo come combatterlo. Capisco. Ah, ok. Forse questo vale lo posso piantare addosso? Aia. Cerchiamo di capire un attimo, eh. Sto cercando di capire un po' quello che c'è da fare, ragazzi. Aia. No, quello sembra non farmelo uscire più adesso. Abbiamo tirato in terra. Buono, qualche colpetto. Adesso si può. Ma forse si può usare come paratoia questa cosa qua. Calmi, eh. Ah, anche quelle roccette lì si potrebbe provare a tirare magari, perché no? Quelle che cadono dal terreno. Vediamo, eh. Non siamo messi bene di vita. Ho fatto tempo a prendere stavolta, Eloy. Io presumo che questo funga da riparo, eh. Non so se ha altri scopi. Ok, ora una l'abbiamo presa. Aveva fatto anche il cerchio giallo, lo potevo anche provare a stunnare un pochino, ma non ci sono riuscito. Cerchiamo di reggere così comunque, si potrebbe arrivare anche in fondo. Con calma, senza voler strafare, con calma, senza voler strafare, importantissimo non strafare. Occhio che adesso arriva. Importante schivare questo attacco che ci fa tanto male e con la poca vita che abbiamo potrebbe essere pericoloso. Non ho fatto il tempo a prenderlo neanche stavolta. Tutte le volte comunque il moveset è sempre lo stesso, eh. Ci fa utilizzare quella paratoia lì, diciamo. Buono. Non ce l'ho fatta a prendere dei sassi neanche stavolta. Uno e due, vai colpire. No! Ah, cazzarola, ho saltato troppo presto stavolta.
Mamma mia, ragazzi. Non ci credo, l'avevo presa ma mi ha ucciso. Non ci credo, non ci credo, peccato. Ci rivediamo là, ragazzi. Ah, ci risiamo, ci risiamo. Gli ho già levato un pochino di vita. Ho avuto la conferma che questo qua serve per pararsi, perché per sbaglio non l'ho utilizzato prima e mi ha fatto del male assai. Un raggio verde lunghissimo praticamente. Buono, ce l'abbiamo fatta a bloccare l'attacco stavolta. Vieni, vieni. Fagocitatore, vieni, fagocitatore. Dovresti essere tu, tanto. Dovresti essere tu perché, come vedete, la zona è questa, ragazzi. Quindi dovrebbe essere lui. Presumo, eh. Di nuovo l'abbiamo bloccato. Grazie ai consigli anche, comunque, sempre di Mauro. Poi se si riesce a sconfiggere, magari poi vediamo se non ha un'altra parte di vita come le due sorelle che abbiamo ucciso, le sorelle madri che abbiamo ucciso un paio di episodi fa. Ah, non ce l'ho fatta bloccare stavolta. Un paio di colpettini, non abbiamo paura, se no si fa la fine del manga. Infatti ha un'altra striscia di vita. Mi sembrava troppo facile, ragazzi. Mi sembrava troppo facile. Ora dobbiamo cercare di capire come funziona qua. Assorbo questo. Ok, uccidendo questi si fa danno anche a lui comunque, eh. Quindi potrebbe essere un mamma buono. Adesso ne fa due di salti da fare. Fa questa cavolo di pioggia. Occhio, ragazzi, occhio, questo fa male. Lo sapevo. Non ho avuto tempo di andare ad alzare. Siamo messi non male di più. Non male di più. No, lo sapevo. Rieccoci, ragazzi, rieccoci qua alla seconda parte. Stavolta ci sono arrivato un pelino meglio, con tutto il respiro ancora da utilizzare e anche... e anche qua, questa che uso subito adesso, la mia vecchia vita di prima, per capirsi. Dobbiamo sfruttare di tutto qua, ragazzi, per cercare di farcela. Ok. Non ha più la testa la bottoio, ragazzi. Sì. Occhio, ne arriva due da saltare. Una e due. Ok. Aia, questa no, questa no, questa no. Curati, 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 curati. In un secondo ci siamo andati a mettere male. No, non faccio in tempo. Meno male, ragazzi. Mamma mia. C'è andata di lusso.
Aia, questo è duro. E mi ha anche preso stavolta. Dai che è morto, ragazzi, dai che è morto. Non perdiamo adesso, non perdiamo adesso. No. Per poco, mamma mia, ragazzi, mamma mia. È morto? È andato, ragazzi, è andato, mamma mia. Bel combattimento questo qua, mamma mia, bellissimo. Però non so se era lui, ma diciamo di sì, dai, io spero, vediamo un po'. Mamma mia. Scatto aereo, ti consente di scattare... Oh, infatti, questa era una cosa che cercavo da tanto, capito? Ma non ce l'avevamo ancora, poter scattare mentre si faceva il salto. E adesso però mi resta da capire una cosa. Era il fagocitatore codesto? Ah, eccolo qua, perché non lo trovavo il cristallo della mappa, perché era qua. Perché era qua il segnalatore, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Sembra che non ci sia più, sembra che non ci sia più, quindi forse dobbiamo tornare a parlare col tizio quassù. Infatti ci dà l'obiettivo quassù, ragazzi, dobbiamo rifarci una strada a ritroso, anche se io avevo capito che c'erano questi viaggi veloci da poter fare, ma non ne ho ancora trovato l'ombra io di questi viaggi veloci. Comunque il fagocitatore lo abbiamo distrutto e questa è una bella cosa, ragazzi. Facciamo così, ci vediamo lassù direttamente da Shidra, insomma, dal tizio, come si chiamava, non me lo ricordo, facciamo così. Allora, ragazzi, sono praticamente tornato qua su al pilastro del mondo. C'è però una cosa che non ho capito. Sono dovuto tornare a piedi, mi sono rifatto tutta la strada a ritroso da qua giù fino a qua su. Non ho capito questi nervo passi, se vanno trovati anche questi in alcune zone per sbloccarli, oppure se ho sbagliato qualcosa io, o se magari adesso il tizio qua ci dirà qualcosa di più. Vediamo un po'. Ah, finalmente l'essere ritorna. Hai sconfitto la bestia, come previsto. Percepisco il peso della pietra in tuo possesso. Ben fatto. Hai rispettato la tua parte del patto, Aklan. Ora, prima che io faccia la mia parte, mi chiedo... Ti è piaciuto? Che domanda strana è. Sei un tizio un po' strano, Shidra. Immagino di sì, ti senti bene quando distruggi un nemico, quando metti fine alla sua esistenza per rafforzare la tua, non è così? Non ti giudico, Aklan, è la tua natura. Tu sei una forza, qualcuno deve subire il tuo impatto, no? Beh, basta così, forse hai già capito da solo qual è il tuo scopo qui. Dopotutto è qualcosa che hai fatto fin dalla nascita. Lo stesso vale per i tuoi simili, lontano oltre il cielo. Senti la loro incessante attrazione anche da qua giù, non è così? Chiamano te e minacciano noi. Per raggiungerli devi salire nel cielo. Puoi trovare la strada oltre la barriera sigillata, lontano verso destra, adiacente al palazzo sbilenco degli scolpiti. Quindi adesso forse la strada è aperta, quella là. Posso costruire una chiave, ma necessito di un materiale che si trova sotto il palazzo stesso. Portami quel materiale, un germoglio del bambino, e la via verso il cielo si aprirà. Semplice. Non so quanto sia semplice, ragazzi. Andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Infatti, dobbiamo andare qua giù. Allora, non ci dice niente riguardo ai varchi. Viaggi rapidi, presumo siano. Non ci dice niente, quindi probabilmente mi sono perso qualcosa io, sicuramente. Mi sono andato a perdere qualcosa io, quindi dovrò magari prima del prossimo episodio cercare di capire come fare. Però chiedo a voi, Mauro anche, grazie, se mi potete consigliare qualcosa riguardo a questi nervopassi. Aspetta, per esempio, uno è qua. Quello in automatico perché l'ho trovato, però vedi, non ne ho trovati altri. Probabilmente sono io un pirla e li devo cercare
nel mondo i nervi passi per poterli provare ad attivare. Aspettate un attimo, proviamo ad andare un attimo a vedere questo, se ci fa vedere qualcosa. Ma presumo che se non si sbloccano gli altri non ci faccia andare da nessuna parte. Infatti, vedete, non ne abbiamo trovati altri e di conseguenza non ci possiamo tornare. Probabilmente laggiù vicino al fagocitatore c'era un nervo passo da sbloccare, ragazzi. Va bene, facciamo così, me li sbloccherò con calma e prima del prossimo episodio magari cercherò di sbloccarli, vediamo se ce la facciamo. E io intanto aspetto consigli da voi, aspetto consigli da voi, se mi sono perso qualcosa ovviamente, accetto ben volentieri. Vi dico grazie per essere stati con me, se vi va iscrivetevi al canale, se vi va seguitemi anche sulla pagina Viola, sul canale Viola, dove ci facciamo delle live, magari ci possiamo fare anche una live su Grime, che brutta non verrebbe, anzi verrebbe proprio carina. E detto questo, ragazzi, vi ringrazio come sempre, ci diamo appuntamento qua nei prossimi video. Ciao ciao.